Emozioni, sorrisi, commozione per il saggio finale di danza della SD Comunale San Tommaso. I maestri Mirella Marinella e Giuseppe Mascolo, per tutti i deni, hanno chiuso il loro anno con il saggio, che ha portato in pista tantissimi allievi, non tutte donne, anche maschietti hanno preso parte all'evento. Ai nostri microfoni Roberto Malignano, le piccole ballerine Lucia e Cinzia, le più grandi Anna e Alessia, il ballerino Giuseppe e i due maestri ci raccontano la bellissima serata che ha coinvolto tutto il popoloso quartiere avellinese. Roberto Mariano, grande successo per il saggio di fine anno della SD San Tommaso, la scuola di ballo di Mirella Marinella, un successo davvero importante. Sì, ci sta un grande lavoro vicino e quindi è stato veramente un lavoro pesante, però adesso prenderà le sue soddisfazioni. Com'è guardare queste ragazze, queste donne esibirsi, anche le più piccole, dal vivo? Ti dico la verità, mi sono innamorato pure io a guardarli, sono veramente brave, sono cresciute con una grande maestra che li addestra e li sta addestrando veramente ad alto livello. San Tommaso risponde sempre presente a questi eventi, tantissimo il pubblico che sta guardando lo spettacolo. Eh sì, San Tommaso è grande ed è passionale pure, quando vede queste cose si affeziona e si avvicina. Purtroppo la pioggia ha costretto le ballerine a danzare nella palestra comunale della scuola elementare, però succede anche questo. Eh sì, purtroppo succede anche questo. Certo, farlo fuori era molto meglio, ma comunque ce la caviamo anche qua. Com'è invece vedere le piccole esibirsi scatenate davvero? Sono il mio amore, queste due ragazzine sono il mio amore e sono bravissime, mi entusiasmano solo a vederle. Roberto Mariano le tiene strette a sé, Lucia e Cinzia, le più giovani, a ballare con Mirella al saggio di fine anno. Allora, Lucia, com'è questo saggio? Com'è stato questo saggio? Questo saggio è stato molto emozionante, anche grazie a tutte le coreografie stabilite dalla nostra insegnante Mirella Marinella, che ci ha dato la carica giusta per questa esibizione. Lo rifaresti anche l'anno prossimo? Sinceramente sì, perché è un'emozione da vivere fino alla fine, specialmente con questa insegnante. Anche perché poi anche i genitori guardano i piccoli ed è più bello poi ballare davanti a loro o insieme a loro. Sì, è un'emozione grande. Ad esempio io ballo con mia mamma e devo dire che è molto emozionante come percorso, diciamo. Abbiamo visto anche la scatenatissima Cinzia ballare sulle note di Tina Turner e sulla Baciata. Allora Cinzia, quanti anni hai? 6 anni, sei spigliatissima, bravissima, sensualissima, ma cosa ti spinge a ballare? Perché ti piace il ballo? Perché sono presa. Sei presa dal ballo. E qual è il tuo, diciamo, il tuo ballo preferito? Mon Amour. La canzone di Annalisa, Mon Amour. E come fa? Ce la canti? Ho visto lei, bacia lui, bacia lei, bacia me, mon amour, amore, ma chi baci tu? Bravissima Cinzia, 6 anni, la più piccola delle ballerine di questo saggio di fine anno. Sono i miei gioielli. Sono i gioielli di Roberto Mariano. Della Cinzia, saluta gli amici di Sport Channel. Ciao. Anche tu Lucia. Ciao. Anche Giuseppe Porfido, allievo di Giuseppe Mascolo, di Deni al saggio, sei stato bravissimo. Dunque anche gli ometti amano ballare. Beh, più che gli ometti, le persone di una certa età, anche perché ho letto da qualche parte che l'invecchiamento si combatte con la danza, è scientificamente provato. Questo non lo so, magari ci dovremmo vedere fra qualche anno per avere la convinzione, però sostanzialmente posso dire che e aiuta all'attività fisica, alla mente, alla postura, socializza e in ultimo, siccome poi lisce di solito è un ballo di coppia, anche all'intesa tra le coppie, per cui poi si crea questo, come dire, tutto uno rispetto al ballo. Quindi Giuseppe associa il ballo anche allo stare con le belle donne? In genere noi andiamo in coppia, io sto qui ballo con mia moglie, beh è chiaro però che c'è la possibilità di socializzazione come nel caso di specie, perché noi abbiamo avuto modo di incontrare anche questi altri gruppi e quindi c'è un rapporto, come dire, più ampio e più generalizzato, insomma. Anna Iandolo, grande evento questa sera con Mirella, un successo senza precedenti.
Sì, siamo troppo contente di aver fatto questa bellissima esperienza. Siamo contente, la nostra ZIN ha fatto tanto per noi e noi le siamo proprio debiti col cuore, veramente con tanto amore l'abbiamo seguita per fare questo spettacolo che abbiamo fatto stasera. Abbiamo ascoltato anche la voce dei Maschetti con Giuseppe Porfido, il ballo unisce tutti, il ballo non ha età, dalle piccole Lucia a Cinzia, arrivando fino ad Anna, Mirella, il maestro Deni, davvero unisce tutti. Sì, veramente tutti, tutte le età. E poi siamo tutte signore, veramente ci sta di chi 60, 65 anni, 40, 50, io 54, tutte le persone che fanno anche tutti i tipi di lavoro. Questo ballo unisce tutti. E dunque consigliamo a tutti la maestra Mirella, perché porta gioia, allegria e tanti sorrisi. Ho visto, davvero toccato con mano la gioia di ballare, e questo già è una vittoria. Sì, certamente, Mirella ha un grande cuore, lei dà tutto e fa tutto e ha fatto tutto per noi e noi le siamo veramente debiti. Anche Alessia Minichiello, protagonista del saggio con Mirella, le note di Tina Turner, poi la baciata, c'è un po' il giusto mix per questo saggio. Sì. Cosa hai provato quando sei scesa in pista insieme alle tue amiche? È tanta emozione, soprattutto tanto orgoglio, perché comunque è la fine di un anno e insomma adesso tiriamo un po' le somme, però siamo orgogliosi appunto di essere un gruppo coeso e che ci siano insomma coreografie anche come quelle di Tina Turner. Anche la giusta femminilità si esprime nel ballo, c'è un trucco importante dietro, un lavoro durato un anno intero per far sì che poi si abbia questo successo. Esatto, sì, tanto lavoro e tanti segreti, sì. Qual è il segreto invece di Mirella? Sicuramente la sensualità e la passione, perché ci vuole tantissima passione in tutto questo. Lei poi entra nel suo mondo quando balla e ci ha insegnato proprio questo, che il ballo, il fitness deve essere il nostro mondo ed è quello che cerchiamo di fare anche noi mentre balliamo, entrare in un mondo tutto nostro. Ancora emozionata al termine del saggio Mirella Marinella, l'insegnante che ha dato il via appunto a questa bellissima esibizione, ricordata anche Tina Turner. Allora, voglio dire solo un immenso grazie a tutte le mie allieve, è stato un grande successo, malgrado il tempo ce l'abbiamo fatta, sono molto soddisfatta, è stata una bella realtà per il nostro quartiere e spero che questa favola e questa avventura duri nel tempo. Questo era solo l'antipasto, il 31 luglio tutti in pista, sempre a San Tommaso, perché c'è un grande evento dedicato alla Zumba. Sì, perché il 31 luglio noi faremo l'apertura della festa di Sant'Alfonso facendo noi un'esibizione con il mio gruppo di Zumba e dopo la serata proseguirà con balli di gruppo caraibico, liscio, sano divertimento e puro divertimento per tutti. Mirella, riesci a coinvolgere donne di tutte le età? Sì, sinceramente sì. Posso sinceramente dire che nella mia palestra ho ragazze che partono da 15 fino ad arrivare all'età di 66-67 anni. Si trovano bene perché nella mia lezione si lavora tanto, si fa zumba sendao, zumba bassao, zumba tonic, è molto variopinta come lezione, ecco. E le ragazze hanno portato a casa degli ottimi risultati, questa è la verità. Si lavora molto di cardio. Anche Giuseppe Mascolo in arte e Deni, protagonista con il saggio di fine anno della SD San Tommaso, che esperienza è stata la tua? Un'esperienza favolosa, ringrazio il Rione San Tommaso che ci ha dato la possibilità di fare questa splendida serata. E poi un grazie va agli allievi che sono stati sempre presenti quest'anno nella scuola di ballo, e un grazie va anche all'amministrazione comunale e un grazie caloroso lo faccio all'amico presidente dell'Agli Roberto Marichiano, che ci ha dato questa possibilità di stare qua stasera.
Sì, Roberto Mariano è l'anima del Rione che tiene in movimento il quartiere, poi insieme a Mirella tu riesci a dare un po' quel quid in più, quello sprint a tutte le donne. Cosa provi quando le tue allieve ottengono poi dei bei risultati? Quali sono le tue emozioni? Le mie emozioni sono emozioni forti, perché per me il ballo è tutto, il ballo è vita. E insieme a loro significa vivere un'emozione grandissima.